C'è chi all'opposizione ha paventato una violazione del diritto internazionale ed europeo, chi ha descritto il progetto come una Guantanamo all'italiana, chi ha parlato di deportazioni e evocato il precedente dell'accordo tra Regno Unito e Ruanda. Di fronte a questi foschi scenari basterebbe menzionare la semplice constatazione della commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, importante esponente della socialdemocrazia svedese. Citazione: il diritto UE non è applicabile fuori dal territorio dell'Unione Europea, ma sappiamo che il diritto italiano segue il diritto UE e che secondo l'accordo si applicherà in Albania il diritto italiano. Fine della citazione della commissaria. Il protocollo tra Italia e Albania, dunque, ha concluso la Johansson, non viola il diritto dell'Unione. Il cancelliere tedesco si è spinto anche oltre. L'Albania sarà presto membro dell'Unione Europea e stiamo quindi parlando di come risolvere insieme sfide e problemi nella famiglia europea, ha commentato Scholz al congresso dei socialisti europei di Malaga. E ha aggiunto testuale: la migrazione irregolare deve essere ridotta e ci sarà una stretta collaborazione con i paesi al di fuori della Unione Europea, come avviene ora, ad esempio con la Turchia, e potrebbero essercene altre. Il protocollo tra Italia e Albania? Lo seguiremo con attenzione, ha dichiarato il cancelliere. In questo senso è utile osservare che questo protocollo non è paragonabile all'accordo tra Regno Unito e Ruanda. Non c'è, tengo a ribadirlo, esternalizzazione a un terzo paese nella gestione delle domande di asilo. E non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti, che sono anzi più volte espressamente riaffermati nel protocollo.